Prego. Spallone, che cosa è cambiato dal post partita di Rende ad oggi nel rapporto con il mister? Nel rapporto col mister, guarda, io personalmente non. No, io tutto lo sto dire. Io posso parlare di me che non vedo grosse, diciamo, diversità da quello che era prima il rapporto della partita di Rende a quello che è ora. Ti ripeto, personalmente io poi il mister già lo conoscevo, quindi ci ho sempre avuto un rapporto, cioè non è mai cambiato il rapporto mio con il mister. Penso che tanto il calcio è sempre legato tanto ai risultati, quindi magari si pensa che se hai vinto due partite è cambiato qualcosa, ma non è così. È sempre stato uguale il rapporto con il mister. Sempre in questo via vai, queste volte girevoli, pensi di rimanere dentro o Io essere spinto? penso di sì, a meno che non ci siano sorprese, io per quello che so io dovrei rimanere qui. A posto, Peppe? Lucio, mi sembra che tu avevi qualche domanda per Danilo. Dunque, io volevo sapere, dato il rapporto, cioè improntato alla correttezza, alla cordialità, alla subalternità di un allievo rispetto al maestro che sta in panchina, insomma, un ottimo rapporto professionale, giusto? Questo Lei parla del volevo rapporto chiedere. giocatore-allenatore? Sì. Ah, sì. Un rapporto lavorativo, come ognuno ha i Questo suoi ruoli a e. ulteriore approfondimento, diciamo, della Certo, situazione. sì. Quindi, come allena Maurizio? Come si comporta? Ma non sta a me giudicarlo come allena. Come, no, No, carattere in almeno. generale, ah, no, ognuno ha i suoi lati del carattere. Ovviamente siamo tutti diversi l'uno dall'altro, però. Personalmente, non, cioè, nel senso, non ho mai trovato problemi col mister. Poi ripeto, io già ce l'ho avuto, quindi lo conoscevo. Mi sono sempre trovato bene. Poi ripeto, ogni allenatore è diverso. Nella carriera incontreremo tanti allenatori e saranno tutti diversi. Certo. Non lo so, ci sono tanti allenatori che sono bastoni e carote, ci sono allenatori che sono No, ma il mister è più anche una irriverenti. persona con la quale si può scherzare tranquillamente nel momento giusto. Anzi. Queste due vittorie hanno restituito un briciolo di serenità ed è acceso anche un po' di entusiasmo. Senz'altro, serenità è alla base, no? E i risultati te la portano inevitabilmente. Quindi adesso che abbiamo trovato queste due vittorie consecutive, ovviamente lavoriamo più sereni, perché comunque lo sai, no? Stare lì sotto, comunque, anche se vuoi non vuoi non ci pensi, però è brutto, quindi lavori anche con più serenità durante la settimana, con i punti sulla classifica. Senti Pasquale, ne ho visto giocare centrale più di Sì, una volta. nell'era della pietra. E secondo me è quello il tuo Eh ruolo sì, era rispetto quello. ad esterno destro, o È sbaglio? quello Che secondo me il ruolo hai il più mio. passo dell'esterno. Certo, no, sono d'accordo, pienamente d'accordo con lei. È quello il mio ruolo. Poi che negli anni si è trasformato col terzino e quest'anno quinto, e soltanto perché mi metto a disposizione al 100% ci mancherebbe, però il ruolo quello proprio originario è il centrale difesa, che sia a 3 o a 4, ma è quello. Gianni. No, vabbè, la domanda era simile. Ora che comunque è cambiato il modulo di gioco, se magari hai avuto qualche colloquio col mister che ti può No. riportare al centro piuttosto che a destra, Guarda, o colloqui col mister su viceversa. questo argomento no, però ti ripeto, io sono pronto, sono disponibile a fare tutto, pure il portiere, non c'è problema. Hai avuto modo di parlare con De Francesco nel giorno in cui è partito e cosa ti ha detto? Vabbè, è normale, sì, ho tutti i grossi in bocca al lupo noi compagni che abbiamo fatto, perché comunque siamo contenti quando un tuo compagno raggiunge una categoria superiore, comunque ti senti anche tu parte del suo successo, no? Ovviamente è lui in primis l'artefice, però comunque abbiamo anche noi contribuito, noi come la squadra l'anno scorso, a fargli raggiungere questo obiettivo. Quindi siamo contenti se un nostro compagno sale di categoria. Messaggio ai tifosi, obiettivo della squadra quest'anno. L'obiettivo, io ti dico, di andare a Matera è fa punti. Perché un mese fa si parlava di salvezza, 2 mesi fa si parlava di playoff, quindi ci deve stare un po' di equilibrio, diciamo, perché siamo tutti lì, tutti attaccati, quindi 2 vittorie ti portano a vedere i playoff e 2 sconfitte ti portano a vedere i playout. E quindi che tipo di campionato è? Come lo giudichi?
Della regina o in generale? In generale il campionato di serie, il girone C di serie C è duro, è un girone che poi non è detto che se incontri una squadra che sta sotto di te in classifica vinci e non è detto che se incontri una squadra che sta sopra di Si te può vincere perdi. e perdere Si comunque. può, noi l'abbiamo dimostrato, quindi è un campionato, secondo me è il girone Ieri più no, ha difficile. battuto il Catania, perde con l'Agra. Sicuramente, infatti secondo me è il girone più difficile di tutta la serie C. Adesso si va a Matera, un bel esame di maturità. Certo. Eh sì, si va a Matera, è un bell'esame, stiamo diciamo in un periodo positivo, veniamo da due vittorie consecutive, siamo anche un po' più sereni, quindi andiamo lì a fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto, in tutti i campi. Mi parli un po' di te, io non ti conosco per niente. Spiegami chi sei, che fai, Chi che fai di sono? calcio. Numero civico. Chi sono? Concedi la tua famiglia un No, precedente no, che no, sia no. un figlio d'arte, No, perché ti no. sei rivolto al calcio e non al Ma da tennis? sempre, da sempre, da fi fin da quando ero piccolo. Tu di dove sei? Roma. Da sempre, ci nasci con certe fisse, no? Quindi, poi. D'altronde si nasce proprio con certe fisse. Certo. E poi strada facendo Sì. hai riscontrato quello che era il tuo desiderio. Certo, sì, io fin da quando, diciamo, quando Dove hai fatto incominci. scuola calcio? Insomma, Scusa, non ho capito. dove hai Ho fatto fatto una scuola calcio? società di Roma, non professionistica. Poi ho fatto la Serie D, l'ho vinta e ho cominciato il percorso in Con chi Lega l'hai Pro fatta la D? con la Lupa Roma. Hai vinto il campionato? Sì. Allenatore, qualche personaggio che conosciamo, Lì importante. c'era Cucciari, un ex anche giocatore Serie A, Serie B, Sì. che mi ha allenato per 2 anni, no, 2 anni e mezzo, sì, alla Lupa. Sei rimasto legato a lui. Sì, molto. Mi pare un po' dei nuovi si sono già ambientati. Che giudizio hai? Vabbè, io penso che anche voi avete visto che comunque domenica hanno giocato tutti sopra la sufficienza, ma molto sopra la sufficienza. Quindi penso che si siano ambientati subito bene. Io l'ho vista da fuori come voi la partita e l'ho vista veramente bene. E adesso è arrivato anche, come si chiama il ragazzo? Provenzano, adesso sono più Provenzano? tranquillo. Sì, Provenzano oggi è arrivato e vediamo. E tu invece come stai? Sei pronto a riprenderti una maglia titolare? Certo, qua apposta. Che hai avuto? Febbre, Ah, virus influenza. influenzale gi da giovedì praticamente fino a sabato sera. Senti, hai fratelli, sorelle? Fratello, Fratelli che giocano al no, calcio? no, no, scarso. Ci ha Scarso. provato, ma non andava. E tu? L'aggettivo per te che ti dai qual è? Io, no, io non me, Lui non, è scarso, no? io non me, non me giudico mai. Lascio agli altri. È più facile giudicare gli altri. Senti, e i tuoi genitori sono contenti adesso Sì, so. di quello che fai? Sì, certo, sono Vivi da solo qui? Sì. Domenico In un Geria. appartamento qua Sono qua con Marino. Sant'Agata, Sì. Ho condividi legato una molto con stanza Roberto, sì. con Marino. Domenico. Sì, proprio riguardo la partita Sì. l'ultima con la Paganese, visto che c'era stata la sosta, hai notato qualcosa di diverso nella squadra, nell'atteggiamento messo in campo, anche magari grazie all'arrivo dei nuovi, un modo differente di approcciare la partita, comunque di affrontarla, o secondo te è tutto uguale all'ultima partita contro il Catanzaro? Allora, beh, sicuramente da Catanzaro è cambiato il modulo, no? E secondo me abbiamo fatto un'ottima partita a Catanzaro, intelligente, abbiamo comunque saputo tenere campo, abbiamo fatto collo, cioè scusami, dopo aver fatto collo poi abbiamo sofferto, ma comunque abbiamo portato a casa una grossa prestazione e il bottino pieno. Con la Paganese sapevamo che era una partita che dovevamo vincere perché comunque in casa uno scontro diretto, sai che devi fare i 3 punti. Però se tu mi dici proprio che hai visto cambiamenti, noi io penso che entriamo sempre in campo con lo spirito giusto e abbiamo sempre approcciato bene le Marco, chiedevo appunto a te se avevi notato qualche, visto che tu sei proprio all'interno, se Sì. avevi notato qualcosa di diverso proprio nella determinazione, nella voglia di scendere in campo proprio e prendersi questi 3 punti che erano molto importanti per Certo, la classifica. senz'altro sì, questo l'ho visto, l'ho notato domenica, ma come è normale che sia. Quindi comunque
hai riscontrato che l'atteggiamento era... Sì, ma sempre è stato così, cioè tutto il campionato è stato così. Sento tutto più facile con uno come Cucchietti, come Lange, certo. Su questa stagione straordinaria. Ma io quando ho parato i rigori io non ci credevo, il risultato però ho detto è impossibile, cioè è veramente un ragazzo che secondo me c'entra poco con questa categoria. È giovane, c'ha tanta strada davanti e è uno dei tanti che mi ha impressionato veramente tanto. Senti, invece col mister tra di voi avete parlato a chi è che dovrà sostituire col capitano De Francesco? No, ancora questo argomento non è stato aperto. Senti, a proposito della partita di domenica, sì? Partita in notturna, tra l'altro. Sì. Un clima forse più rigido questa prima terra un po'. Che tipo di partita ti aspetti? Conosci qualcuno intanto? Sì, io... mister, che è bravo di categoria. Sicuramente sarà una partita difficile perché loro sono una squadra ormai esperta e l'abbiamo vista anche all'andata in Coppa. Quando vai a Matera è sempre una partita difficile. Sono bravi davanti, però secondo me noi possiamo, ripeto, abbiamo dimostrato di poter giocarcela con tutti, quindi non abbiamo paura di nessuno, andiamo lì e facciamo la nostra partita. Va bene così? Ok, grazie. Grazie a voi. Ciao,